nostra campagna e con la storia di Paolo Racugno, un campione dell'equitazione che ha portato la Sardegna nel mondo e che il 7 maggio raggiungerà un altro traguardo speciale. Lo ha incontrato Roberta Mocco. I miei anni sono tanti, quindi sono testimone del tempo passato. Direi che sono avviato al compimento del mio ciclo vitale, ma non ho rimpianti perché lo sport mi ha aiutato, ha reso la mia vita più piacevole e più divertente. Compirà 100 anni il 7 maggio, un secolo di vita, successi e riconoscimenti come la stella d'oro del CONI al merito sportivo. Paolo Racugno comincia giovanissimo con l'atletica leggera, lancio del martello e del disco le sue specialità, ma l'amore autentico è per l'equitazione. Essere un cavaliere significa avere coraggio, un po' di talento, un po', ecco, imparare a conoscere il cavallo prima di tutto e rispettare il cavallo. È il 1933 quando Racugno esordisce al concorso ippico nazionale di salto ostacoli a Cagliari. Davanti al principe Umberto di Savoia conquista il terzo posto assoluto. Negli anni colleziona titoli su titoli, fra cui un primo posto ai Littoriali dello Sport a Torino. Quattro le presenze in azzurro, compresa la partecipazione alle Olimpiadi Equestri di Stoccolma nel 1956. Il suo nome diventa sinonimo di sport equestre in Sardegna. Lo sport mi ha dato più di quanto io meritassi. Certo, oggi viviamo momenti difficili in una società sconvolta da violenze, da paure, ma fortunatamente crediamo ancora nello sport. Non abbandonerà mai i cavalli che ritroverà più avanti nella sua carriera nelle gare di pentathlon moderno. Quando uno ha il corpo efficiente, libera la mente e può andare meglio. Io questo l'ho provato con lo sport. A seguito di un accordo fra il CONI e le Forze Armate, Racugno contribuisce negli anni a potenziare l'attività equestre al Campo Rossi di Cagliari, oggi comprensorio polisportivo militare. E tutto si cancella, ma non si può scordare il primo amore, un cavallo, una sciabola e una sella.